questa situazione in ordine alla lesione non solo italiana, ma addirittura europea del diritto alla mobilità dei cittadini ionici. Non è possibile avere, io oggi vengo dalla provincia, mi sono visto passare gli aerei dal presidente Cavalcanti per l'ennesima volta, non è possibile scambiare ancora nel 2017 il concetto di funzione aeroportuale con il concetto di vocazione. Le vocazioni sono delle semplici idoneità, cioè il nostro aeroporto è nazionale. Allora io parlando con Rio, Rio mi dice, ma avvocato, non si può fare tutto, certo che si può fare tutto. Ci avete promossi a scala nazionale, avete fatto il regolamento europeo, il PR 215, che ci promuove a scala europeo, però abbiamo un gestore che impedisce la mobilità non solo europea, ma addirittura nazionale. Non ci mette il servizio di pubblica necessità essenziale, obbligatorio per legge, per qualsiasi gestore che ha per le mani una struttura così imponente, non può impedire alla cittadinanza del territorio di non avere un aereo regolarmente calendarizzato per Roma, per Milano, per Pisa, per Catania, a prescindere dalle regole del mercato. No, noi abbiamo le prove, caro Presidente, tecniche, e concludo, proprio per l'applicazione della 13, come possiamo dimostrare, perché il Ministro ovviamente dirà datemi le carte, datemi qualcosa. Ecco qui, è la delibera che il signor Emiliano ci ha fatto. Questa è una delibera di indirizzo, senza né inizio, né come, né fine. Addirittura Emiliano, per non ritenersi responsabile lui come proprietario regionale della struttura aeroportuale, demanda a uno studio di fattibilità al gestore che in anni di uno studio di fattibilità, se addirittura i cittadini possono utilizzare come scalo passeggeri un aeroporto già promosso nazionale di una gravità inaudita. Dice praticamente al suo gestore, mi fai uno studio, se ci sono i rischi massimi tra le varie funzioni, perché il nostro spazio aereo è flessibile, quindi possono volare i passeggeri, possono volare il cargo, possono volare i droni, no. Allora praticamente i voli passeggeri vengono dopo il bestiame, i droni, il cargo, cioè capovolgiamo la regola, cioè la regola è che dove esiste un aeroporto in Europa ci devono essere prima i passeggeri e dopo le operazioni, se magari anche i droni a fare il cargo o qualcosa. Cioè con questa delibera abbiamo la prova dell'inadempimento di una regione che è proprietaria di un gestore che tollera le sue inadempienze ai danni dei tarantini, che impedisce l'utilizzo ai passeggeri e ogni mobilità garantita dall'Unione Europea. Non stiamo noi dicendo l'acqua santa, stiamo praticamente. E il buon Emiliano mi ha fatto, per esimersi da ogni responsabilità, ha pensato bene di dire sì, vi prometto il bando dei buoni passeggeri. Però in aggiunta vi faccio una delibera. Nella delibera c'è scritto che il carico di questa società di gestione che non mi sta ascoltando, non vuole passeggeri, ma nel momento della regione pubblica, quindi sottrarre ulteriori finanziamenti e garantiti, soldi che sicuramente andranno in un futuro banco passeggeri, dove per l'ennesima volta ci vedremo i sovvenzionamenti con le tasse dei cittadini garantiti distratti sull'aeroporto di Brindisi e di Parma. Questa situazione è insostenibile. Per cui noi chiediamo, proprio perché l'ultimo ente che ci può difendere in maniera unitaria e coesa è rimasta la provincia, di ovviamente ci continueremo a dare fattibilità, a chiamare il governo che farà d'arte tramite il prefetto, il ministro delle trasporti, della coesione e quant'altro, per porre fine a queste vessazioni che il gestore, con la complicità o meno di regione poco importa, continua a perpetrare le nostre tante. Grazie.